Girone L8, terza giornata di fronte all'Avis Osimo contro l'Osimo 5. In classifica 3 punti per l'Osimo 5, 0 per l'Avis, l'Avis con 3 partite mentre il 5 con una in meno. Si parte subito forte da ambo le parti, in questo caso è l'Avis ad attaccare con il numero 13 che Moroni, palla che termina subito dopo Agostinelli che prova dalla distanza dall'altra parte del campo. Siamo al quinto del primo tempo, l'Avis gioca molto largo, incrocia con i propri attaccanti, poi c'è questa bella iniziativa da parte di Moroni che si trova faccia a faccia con Camilletti, Camilletti bravissimo a deviare. La sensazione è un contropiede, Cesari mangia un gol fatto. Al settimo rimedia Rossetti, Cristian Rossetti che si accentra e poi di sinistro batte Frontalini. La risposta di Moroni subito dopo, ma aiutato dai compagni salva. E poi arriva il gol. Cesari che al decimo anticipa tutti. 2-0 e l'Osimo 5 scende in cattedra. La difesa dell'Avis è un po' in bambola, poi Ballorini dalla destra si accentra, ottimo gioco, 3-0. Poi il calcio di rigore. Rossetti, gol, 4-0. L'Avis perde un po' la cognizione dell'impostazione di gioco, lanci lunghi e l'Osimo 5 se la cava egregiamente, poi quando trova qualche spiraglio Marchetti mette la sicurezza necessaria per i propri compagni. Impostazione del gioco molto libera e facile per quanto riguarda i ragazzi in casacca nera. Siamo al 13° quando Agostinelli finta, anzi no, Mezzelani finta per Agostinelli, tiro, gran parata di Frontalini. Si lotta a centrocampo, qui Agostinelli becca il palo alla sinistra di Camilletti. 16° Ballorini per Rossetti sotto porta che fa il 5-0. Al 17° Bernabeu fuori. Il Fai gioca molto bene. Dalla sinistra Stacchiotti fa il 6-0 al 20°. Contropiede del Fai è micidiale. Qui Cola che passa a Ballorini. Ballorini facile per il gol del 7-0 sullo scadere del primo tempo. Nella ripresa tutt'altra storia. Qui Attili che spreca un bel passaggio dalla destra. E qui un gran tiro. Finalmente crea gioco l'Avis di Agostinelli che dà un bel giro palla per Agostinelli, azione solitaria sulla destra, si accentra in mezzo per Moroni, forse contrastato più da Mazzieri, proprio compagno, che da Stacchiotti. Poi qui un'altra azione, grandissima la risposta del portiere Camilletti. Il nostro operatore si è perso il gran gol di Agostinelli, ma non questo di Bernabeu dalla sinistra per il secondo gol per l'Avis. Sul 2-7 preme tantissimo la squadra in bianco-celeste, rischiando anche un contropiede devastante come quello proposto fino a quel momento dai ragazzi in casacca nera. Siamo al 16° quando Rossetti per Russo in mezzo, scivolata del numero 10 per l'ottavo gol, 8-2. Zelani sbaglia di testa, un tocco facile sotto porta, e sempre l'Osimo 5 a condurre ormai questa gara, posta facile, e poi ancora il 10 Rossetti che tende da fuori, palla alta sopra la traversa. Le squadre si allungano, qui Attili per Agostinelli. Siamo al 21°, grande difesa dell'Avis, qui Agostinelli che parte il contropiede, va fuori la difesa, per terra, mezzo Pratini fuori, che cosa si mangia il numero 6 dell'Avis, passano neanche 30 secondi, Bernabeu intercetta una palla, Agostinelli per il contropiede dell'Avis, in mezzo Pratini, esce Camilletti, calcio di rigore, Agostinelli, Camilletti, parata, siamo al 22°, quando Mezzelani dalla destra, gran gol! Per il 9-2, al 23°, Cesari innesca il contropiede per Mezzelani, poi arriva a concludere proprio il numero 22 sul passaggio di Rossetti, poi grande intervento in uscita di Camilletti su Agostinelli, anzi no, Mazzieri. Termina così la partita con il risultato di 10-2 per l'Osimo 5, seconda vittoria consecutiva.